Colleghiamoci con il convegno dell'Ambra. E rieccoci al 19° congresso annuale di ARRA, lo ricordiamo, l'Associazione Nazionale dei Risk Manager e dei Responsabili Assicurazioni Aziendali. Sono in compagnia di Giovanni Teodorani Fabbri, che è General Manager di Fater Smart. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno, grazie. Durante la presentazione del 19° convegno ho parlato dei temi di questa edizione del convegno annuale di ARRA. Tra i filoni tematici sicuramente i rischi di sostenibilità, con una sessione plenaria dedicata ad approfondire le modalità e i requisiti della non financial disclosure e due workshop. Il primo sull'utilizzo di energie alternative e l'altro riguarderà l'impatto dei mutamenti climatici e anche delle catastrofi naturali. Lei sarà uno dei protagonisti del workshop Economia circolare e sostenibilità nelle imprese, il ruolo di produzione ed uso di energie alternative. Ecco, ci parli del suo intervento, su che cosa verterà il suo intervento? No, durante il mio intervento proverò a parlare dell'esperienza nel campo dell'economia circolare di Fater. Fater è una joint venture fra Procter & Gamble e il gruppo Angelini, che è leader di mercato nella produzione e distribuzione di prodotti assorbenti per la persona, quindi pannolini piuttosto che assorbenti igienici femminili con marchi come Pampers o Lines, marchi che sono leader di mercato. E Fater ha da tempo, ormai da più di 10 anni, fatto della sostenibilità e dell'economia circolare uno dei cardini della propria strategia. Noi siamo convinti che l'economia di oggi non possa che essere circolare, e aziende che vogliono restare o diventare leader di domani non possono prescindere dalle tematiche della sostenibilità ambientale. Sostenibilità ambientale che secondo noi è sempre più va di pari passo con la sostenibilità economica, diciamo in piena sintonia con i principi dell'economia circolare. Lei appunto parlava prima di un nuovo modello produttivo, no? Che si allontana da quello classico. Un nuovo modello produttivo che si allontana da quello classico, e il paradigma di questo è una tecnologia che Fater ha introdotto, la prima azienda al mondo che ha introdotto, una tecnologia in grado di riciclare su scala industriale i propri prodotti usati. Quindi grazie a questa tecnologia i pannolini che adesso finiscono in discarica o vengono inceneriti potranno essere riciclati e, come diciamo noi, avere nuova vita per essere convertiti in materie prime seconde ad alto valore aggiunto. Questo è innanzitutto in piena sintonia con i principi dell'economia circolare, crea positivi vantaggi da un punto di vista ambientale, ma crea anche vantaggi da un punto di vista economico e produttivo, perché crea una nuova filiera e nuove catene di valore dove prima, se volete, c'era solo rifiuto. Quindi guardando al futuro non si può prescindere da questi argomenti? No, assolutamente no. Ripeto, aziende che vogliono essere leader nel mercato di domani non possono prescindere dalle tematiche della sostenibilità ambientale. E questo per un semplice fatto, perché consumatori e consumatrici sempre più consapevoli chiederanno imprese sempre più responsabili. La sostenibilità non è più, sostenibilità ambientale, non è più un tema a cui prestare attenzione perché ce lo chiede la legge o magari perché dettato da necessità di fare efficienza da un punto di vista energetico. La sostenibilità ambientale è e sarà sempre più fonte di vantaggio competitivo. Bene. Grazie a Giovanni Teodorani Fabbri, e noi ridiamo la linea in studio e ci ricolleghiamo tra poco sempre qui dal 19° congresso annuale di ARRA.